mai fermati e finalmente siamo qua. Tarari tarara, e l'Ancona in Serie A. Tarari tarara, e la gioia degli ultra. Tarari tarara. L'ospite è Massimo Gadda, il capitano, perché gli anconetani non possono certo dimenticare una stagione incredibile. Ecco Massimo, anche recentemente sei tornato ad Ancona in una partita di beneficenza e hai sentito il calore della gente e l'indimenticabile affetto che Ancona forse come con nessun altro ti ha tributato. Cosa vivi, cosa ricordi di quei momenti? Sì, intanto ciao Giancarlo, buongiorno a tutti. Sì, sono tornato poco tempo fa per l'estate scorsa, a giugno, per festeggiare i 30 anni della promozione ed è stata una cosa veramente emozionante. Un calore della gente veramente incredibile a distanza di tanti anni. È un calore ricambiato, nel senso che io provo la stessa cosa per Ancona, per gli anconetani, per quello che mi hanno dato. La mia parte più importante della carriera da calciatore l'ho fatta ad Ancona, 8 anni sono tanti, 5 da capitano, 2 campionati vinti, la finale di Coppa Italia, insomma. E quindi per me Ancona calcisticamente è tutto e veramente sento tantissimo calore da parte della gente. Senti, io ricordo dei momenti che abbiamo avuto la fortuna di vivere insieme, la promozione, i cori della gente quando si pensava che tu potessi essere ceduto, Gadda no, Gadda non si tocca, la paura di Vincenzo Guerini sugli aerei per Torino e per Genova. Ecco, tutti i momenti che fanno parte non tanto della carriera di un calciatore, ma di un uomo. Ho la sensazione che quella squadra abbia lasciato qualche cosa di importante sotto il profilo umano in ciascuno di voi. Sì, tieni presente che noi abbiamo un gruppo WhatsApp dove ci siamo tutti di quell'anno, siamo in contatto, ci sentiamo spesso e quindi veramente è una cosa che è andata oltre a quello che sono stati i risultati sul campo, pur importanti, perché si sono creati veramente dei legami di amicizia importanti che noi portiamo avanti ormai negli anni. Ci hanno aiutato molto ovviamente i social, la tecnologia, a rimanere in contatto e come hai detto tu prima, come ricordavi prima, c'è qualcosa in quel gruppo di ragazzi che poi è andato oltre l'aspetto calcistico, l'aspetto del campo, il vincere o perdere. Veramente siamo stati un gruppo che poi ha creato veramente una sintonia con la città, con i tifosi, con la gente. Veramente noi quel gruppo eravamo davvero la squadra della città e sono ricordi veramente indelebili. E sono momenti assolutamente indimenticabili. Massimo, il calcio di adesso forse non riuscirà mai a riproporre situazioni come quelle, sei d'accordo? Sì, è cambiato tutto. Prima ho accennato alla tecnologia, la tecnologia ha cambiato il mondo e quindi probabilmente è bello tutto, ti tiene in contatto, però probabilmente ha tolto un po' di pathos a quelle che sono i risultati, le partite, l'attesa. Adesso io ogni tanto mi domando, ne ho parlato anche con i miei compagni, ma quando noi abbiamo vinto la Serie B, la Serie C prima, poi la Serie B, quando abbiamo fatto la Serie A, la finale di Coppa Italia, ma se avevamo i social noi, come noi a quel tempo non li avevamo, quindi veramente si creava una cosa che probabilmente adesso non riesce più. Adesso tante cose vengono date per scontate, tante cose sono sotto gli occhi di tutti, c'è meno privacy nelle cose, c'è meno attesa nel vedere magari arrivare un risultato oppure abbracciare i propri giocatori, i propri tifosi. Quindi sicuramente le cose, ovviamente io non dico se in meglio o in peggio, questo è un altro discorso, però chiaramente sono cambiate. Certo, l'alchimia che si crea in certe situazioni o in certi periodi è probabilmente irripetibile. Senti, una battuta la dobbiamo fare sul nostro Milan. Come la vedi la situazione?
Ma il Milan credo che negli ultimi 3 anni ha fatto risultati importanti, due secondo posto, scudetto, terzo anno di fila alla Champions, una semifinale di Champions, i risultati sul campo secondo me sono molto buoni. È chiaro che dà l'impressione di essere rispetto ad altre, adesso non parlo delle superpotenze europee, ma comunque rispetto anche a in questo momento Inter, Juve, Napoli stesso. Sembra ancora una società, tra virgolette, debole, che debba ancora fare il saltino. Il momento sociale, economico che viviamo è difficile per tutti, quindi avere risorse per competere a grandi livelli non è mai facile, e il Milan credo che sia ancora qualche gradino sotto. Questo non toglie che i risultati sul campo sono stati, secondo me, più che buoni. Lo scudetto dell'anno scorso è stato qualcosa, secondo me, di meritato e di meraviglioso. E anche quest'anno la squadra c'entra di nuovo la Champions League, che comunque in un campionato come questo, l'ultimo anno, comunque difficile, al di là del Napoli che ha sbaragliato tutto, ma comunque difficile. Io credo che comunque ancora la conquista della Champions e la semifinale di Champions, al di là che siamo stati dominati dall'Inter, credo che sia comunque un grande risultato. Certo, Massimo, torniamo invece a Gadda, Gadda, ma allenatore, il sogno dei tifosi, Gadda, allenatore dell'Ancona, si realizzerà mai? Ma adesso credo sia molto difficile, gli anni sono passati, c'è stato qualche momento che sono stato molto vicino e poi non se n'è fatto niente. Probabilmente è un destino, magari anche giusto così, che il mio ricordo ancora si è legato solo a quello che ho fatto da calciatore. E probabilmente il destino non ha mai voluto che allenassi l'Ancona, che poi alla fine era uno dei miei sogni, mi sarebbe piaciuto provare ad allenare l'Ancona e magari riuscire a raggiungere i risultati importanti. Adesso no, questo non è mai avvenuto, non credo che avverrà mai, è molto difficile, però io la prendo come un segno del destino, si vede che il mio ricordo deve essere legato solo a quello che ho fatto da calciatore. Deve essere quello. Senti, Massimo, nel momento in cui ti chiedessero il ricordo più, tu hai vestito la maglia del Milan, hai avuto tante soddisfazioni anche come allenatore, il momento più bello della tua carriera, quello che uno racconterebbe al nipote. Ma io ovviamente ricordi belli ne ho tanti nella mia carriera, ma se devo fare un flash così senza pensarci, il triplice fischio dell'arbitro a Bologna, credo che questo mi è rimasto dentro perché era un paio di minuti che ci passavamo la palla, la partita era finita, aspettavo questo triplice fischio e quando c'è stato questo mi viene ancora la pelle d'oca adesso a dirtelo, a raccontartelo. Credo che quello non me lo toglierò mai perché è stato il coronamento di un sogno, di una carriera, di anni, di sacrifici, di sogni. Quindi raggiungere comunque la Serie A, al di là che poi l'abbiamo fatta solo per un anno, ma questo non conta. Quello che abbiamo regalato a tutta quella gente che era a Bologna, a tutti quelli che erano rimasti ad Ancona, il sogno comunque di portare ad Ancona Inter, Milan, Juve, Napoli, tutte queste squadre qui, io quel triplice fischio che sanciva veramente per noi un trionfo, non me lo dimenticherò mai. E credo che Massimo non dimenticheranno mai i tifosi, sia quelli di quell'età, di quel periodo, sia i più giovani che hanno un po' il culto di quell'Ancona e di Massimo Gadda capitano. Non mi resta che farti l'in bocca al lupo per il prossimo proseguo della tua attività come allenatore. E Massimo, un saluto ai tifosi dell'Ancona. Ma io li saluto, li abbraccio. Guarda, io ogni tanto torno ad Ancona e la cosa a volte che mi colpisce di più è quando magari faccio la strada per andare allo stadio e tanti mi riconoscono e tanti hanno magari il bambino per mano che quando giocavo io non c'era e il papà che gli spiega chi sono, quello che ho fatto ad Ancona, è veramente qualcosa di emozionante. Quindi un caro saluto, un abbraccio, Ancona per me è qualcosa di speciale. E quando torno lì veramente mi sento neanche a casa perché non è neanche una casa, veramente mi sento quando torno ad Ancona in paradiso. Grazie Massimo, grazie per queste belle Grazie parole e a prestissimo. a voi. Grazie Giancarlo, ciao, un abbraccio, ciao. Ciao.